Passioni senza fine 2.0, audiodramma di Giuseppe Cossentino. Nelle puntate precedenti, dal passato di Ginevra De Santis spunta un nuovo terribile segreto. Per anni ha nascosto a Fabio di avere un figlio che si scopre essere Sandro, il figlio adottivo di Laura e Walter. Il segreto viene a galla con l'arrivo di Manuela, la vera madre del bambino, che minaccia Ginevra e rivela tutto a Fabio. Tra i due si riaccende l'antico sentimento ed una passione irrefrenabile. Ginevra a quel punto si presenta a casa di Manuela con una pistola. Tra le due donne c'è una forte colluttazione e parte un colpo. Manuela muore e Ginevra finisce in prigione. Intanto Fabio, ancora sconvolto dagli eventi, viene a sapere da zia Cetti che Laura è gravemente malata. A quel punto corre dalla ragazza e i due, nonostante tutto, si giurano amore eterno, dopo che Laura ha chiarito le cose con Walter che, tornato dall'Africa, ha dato la sua benedizione a suo fratello Fabio ed ha ammesso i suoi errori nei confronti di Laura e Sandro. Laura e Fabio si giurano amore eterno per sempre, pronti alla volta di una nuova vita insieme al piccolo Sandro. Intanto le passioni continuano, nuove storie, nuovi amori e nuovi intrighi stanno per prendere vita. Buon ascolto. Mi dici cosa cazzo vuoi, davvero? Non credi che dovrei saperlo? Fottutissimo Cosimo De Santis. Vorrei uscire con te, adesso. Portarti a cena fuori in un ristorante elegante, di quelli che ti piacciono. Portarti a fare una passeggiata a Posillipo o Mergellina. Stringerti a me davanti a tutti, alla luce del sole. E potremo farlo. Cosimo, cazzo, ragiona. Io ora sono una latitante e non ci sono altre soluzioni. Davvero vuoi condannarci a una vita in fuga? Porco Giuda, Cosimo! Ma non ti piace l'idea di ricominciare tutto da capo in un posto nuovo, solo io e te? Io desidero con tutto il cuore stare con te. Ma non sarei un uomo felice nascondendomi. Sono mesi che vivo in fuga. La latitanza ti ha quasi distrutto. Non sei stanca di scappare? Hai rotto proprio il cazzo, Cosimo. Non sarebbe scappare. Andremo solo in un posto dove non ci conosce nessuno. Capisci il concetto? O ti devo fare un disegnino? Un posto del genere non esiste, Ginevra. Ma cosa c'è qui che non puoi lasciare? In che senso? Ho la sensazione che queste siano solo le tue classiche stronzate. Ho capito perché sei venuta in giro a fare shopping con me. Avevi intenzione di incontrare quel commesso. Come si chiama? Roberto, vero? Diciamo che Roberto era un motivo in più oltre a quello di stare con la mia adorata matrigna. Non prendermi in giro, Angelica. Mi dici che c'è fra te e questo ragazzo? Non penso che siano affari che ti riguardano, Marina, non credi? Beh, veramente che tuo padre... Che c'entra mio padre? Non ho bisogno di un telefono senza fili per poter parlare con lui. Sai, tuo padre desidera per te uomini di un livello diverso. Certo che ne dici di stronzate. Un modo più carino di rivolgerti a me? Sei sempre all'attacco. Ormai sei adulta per accettare che ho sposato tuo padre. Senti, sono stata a Londra più di un anno per non sentire queste lagne, quindi taglia. Io credo che sia meglio che non discutiamo in mezzo alla strada. La gente ci osserva e spettegola. Dobbiamo mantenere un certo decoro, non credi? Io credo che basti non discuterne proprio più, Marina. Quindi non ti impicciare della mia vita e filerà tutto liscio. Ecco, è arrivato il tuo taxi. Senti, Angelica, possiamo trovare un sistema per litigare un po' meno noi due? Andiamo, va, entra. Ciao Marina e buona passeggiata. Non so se ho fatto bene a farmi trascinare in questo posto. Sai, non ho più l'età per certe cose. Ma dai, Walter, su, tranquillo. Almeno passiamo una serata un po' diversa. Poi è così divertente stare tra alcune tette. Ma dove è finito il Walter che conoscevo che voleva solo divertirsi, eh? Chissà. Forse è morto in Africa. Oppure lo ha ucciso sua madre. Oppure la stessa Laura, che credeva all'amore della sua vita. Ma se tu prima del matrimonio con Laura ti sei cavalcato quella gran fica di sua sorella Lavinia, beato te. Cose passate, amico mio. Una storia vecchia ormai. Sono un uomo nuovo. E poi te non dovresti parlare così. E non dovresti neanche essere in questo luogo della perdizione. E perché, scusa? Che faccio di male? Io sono venuto solo a divertirmi.
Ti sei dimenticato che sei sposato ed hai una gran bella famiglia? Ma come posso dimenticarlo, Walter? Però sai, sono cambiate tante cose da quando sei partito. Non so, mia moglie ultimamente è così distante. Mi spiace, non sapevo. Eppure tu e Colomba sembravate una coppia così unita e affiatata, da quello che ricordo. Sì, ma non so cosa le sta accadendo. È così fredda, ermetica, distaccata. Ed io mi sento molto trascurato. E allora cerco di svagarmi un po'. Fausto, mi dispiace davvero. Stai tranquillo, non è successo niente. Alla fine chi sono io per dirti certe cose? Dopo che ho distrutto la mia famiglia, con le mie crisi esistenziali, i miei errori. Ora pensiamo solo a passare una bella serata e a spassarcela. Oh, guardali quella, mamma mia, ma che bel bocconcino. Effettivamente è giovanissima, ma è molto bella. Ah, ecco, ora ti riconosco. Che c'è, eh? Ti sei incantato? Questo è il paradiso, caro Walter. E per una serata vadano al diavolo tutti i miei problemi. Allora, mi spieghi per quale cazzo di motivo non vuoi partire con me? Hai qualche altra tua puttanella tra le mani? Per favore, Ginevra, non cominciare con le tue cazzate. Lo capisci che è un sacrificio che consumerebbe entrambi? Io ti voglio risposare. Voglio dire al mondo intero che tu sei mia moglie. Io in tutti questi mesi ho sognato solo quello. È quello che mi ha dato la forza per andare avanti. Anche dopo la morte di Brando. Per favore, con quel ragazzino non avevi alcun futuro. Gli puzzava ancora la bocca di latte. Per favore, Cosimo. Almeno non infangare la sua memoria. Cerca di non giudicarmi. Tra me e Brando è stato un grande amore. E poi parli proprio tu. So che hai conosciuto Elisa Marasco. Non so di cosa parli, Ginevra. Cerca di non fare l'arteriosclerotico, Cosimo De Santis. Mi conosco troppo bene, sia te che il tuo ormone birichino. L'ho visto come la guardi. Io ed Elisa siamo solo amici. Mi è stata vicina in un momento difficile. Cosimo, non sono una scema. Siamo stati separati per molto tempo, ma so leggere ancora i tuoi sguardi da uomo arrapato. Sei pazza. Sono deliri, Ginevra. Stai confondendo l'ammirazione per una brava ragazza in qualcos'altro. Figurati, sembra non essere la figlia di Tony. Di' la verità, è perché è una Marasco. È per quello che non riesce ad accettarlo. Non mi lascio confondere da inutili emozioni, Cosimo. Almeno io so bene chi amare e chi odiare. Al contrario di te, che ami chi dovresti odiare. Ho detto che l'ammiro. A te dico ti amo e continuo a scegliere te. Ah, e quindi hai fatto una scelta. Chi fa scelte al paese mio, caro Cosimo, ha dei seri dubbi. Non era questo che intendevo. Ti sei trovato di fronte a un bivio. Da una parte la strada conosciuta e dall'altra quella nuova. E la voglia di non sentirti un poverumo di mezza età alla soglia del tramonto. Quindi, dimmi la verità. Tra te e quella zoccoletta è successo qualcosa? Un bacio. Soltanto un bacio. Niente di più. È tutta colpa tua. Non capisco come puoi dare la colpa a me. Angelica è una donna ed esce con chi vuole. No, Angelica è mia figlia. È mia figlia. E voglio che abbia il meglio che ci sia sulla piazza. Marco Tuccillo è colto, educato, un buon partito. Non ho capito perché debba preferire quello... Perché ognuno ha i suoi gusti. Siamo in un paese libero, grazie a Dio. Sta a sentire. Tu devi levare Angelica dagli artigli di quel puttaniere. Siamo intesi? Non ho alcuna influenza su tua figlia. Però dovresti averla su quel perdigiorno. Sei o non sei la prima signora di questa città? Quindi datti da fare. Ginevra, senti, quel bacio con Elisa non ha significato nulla. E chi lo decide quando ha valore e quando no? È stato solo un momento di debolezza. E poi non cambia niente. Per favore, Cosimo, quante stronzate! Dopo tutti gli anni di matrimonio, puttane, zoccolette e puttanelle mi hai portato in casa. E io che mi sono stata sempre zitta per mantenere quella maledetta facciata. E quindi, che mi vuoi venire a dire che non è cambiato niente con me? E se non cambia niente, che ragioni avevi di ficcarle la lingua in bocca? È vero, sono stato un cazzone.
però voglio ricominciare con te. E che pensi che io ti creda? Che sono come una di quelle ragazzine stupide che ti scopri? Talmente che mi ami che non accetti alcuna condizione per fuggire da qui. Fuggire dall'altra parte del mondo non è una condizione. È una trappola. Io non mi consegnerò alla polizia. Ma certo. Che stupida. Per te questa sarebbe la condizione ideale. Io in carcere e tu fuori. Avresti un sacco di tempo libero. Ho sbagliato, hai ragione. Ma posso scegliere con chi soffrire. E per me, quella persona sei tu. Io non posso perderti. Walter già non mi rivolge la parola. Ho solo te, Cosimo, solo te. Non mi perderai. Ora devo andare. Lo sai che mi ha detto Angelica stamattina? Che vuole invitare quel Roberto al country club, alla festa esclusiva dell'alta società napoletana e presentarlo come suo fidanzato. Per favore, lasciami fuori da questa storia. Mi sono addirittura fatta umiliare perché me lo hai chiesto tu. Ma che cosa c'è di così tanto umiliante di offrire dei soldi? Papà, devo parlarti. Che c'è? Vorrei parlarti da sola. Marina, esci, per cortesia. Sono incazzata nera, papà. Qual è il problema? Marina. Marina, e che cosa hai combinato? È andata a casa di Roberto. Roberto chi? Quel ragazzo che stai frequentando? Sì, gli ho offerto dei soldi per convincerlo a lasciarmi. No, ma non ci posso credere. Sembra una telenovela. Papà, non c'è niente da ridere. Lo ha trattato come un poco di buono e non ha neanche avuto il coraggio di dirmelo in faccia. E sei sicura che non sia stato questo Roberto ad inventarsi tutto? Mi fido di Roberto e so che le cose sono andate come dice lui. Allora è Marina che si è bevuta il cervello. Va bene, gli dirò di non immischiarsi più negli affari tuoi e capire perché l'ha fatto. Ma dimmi un po', ma tra te e questo Roberto che rapporto c'è? È una cosa seria? Ci siamo fidanzati, papà. È una cosa seria, almeno per me. Ebbene, se piace a te, piacerà anche a me. Che bello, brava la mia Angelica, stregata da un commesso. Guarda che Roberto fa il commesso per mantenersi ed ha anche una laurea in giurisprudenza appesa al muro. È un futuro avvocato. Questa parola avvocato suona già meglio. Ma mi spieghi, papà, perché dai così tanta importanza a queste cose? Perché sei mia figlia, ti voglio bene, mi preoccupo per il tuo futuro. Però se piace a te, piacerà anche a me. Ora devo andare. Mi hai costretto ad andare da quel ragazzo ed ora vuoi convincere tua figlia che ho fatto tutto da sola? Ti metti a origliare adesso? È da quando siamo sposati che cerco di guadagnarmi la fiducia di Angelica. Invece tu spiegami perché continui a mettermela contro. Angelica ha già avuto una madre. So io quanto ha sofferto quando è morta. Non ha bisogno di un'altra mamma. Tu non ti rendi conto di quello che hai fatto. Allora mi dici qual è il senso. Sai qual è la verità? È che tu pensi solo a te stesso. Me ne rendo conto benissimo. La smetti di agitarti. Mi dai ai nervi. Certo, sono tua moglie, hai ragione. Leviamo tutto da mezzo, come sempre. Sto zitta, mi occupo di beneficenza e dei miei hobby. Tanto che altro devo fare in questo castello dorato? Adesso levati, mi hai già abbastanza stancato. Io l'ho fatto solo per mia figlia, chiaro? Mia figlia, e tu mi dovresti appoggiare. Sei mia moglie, no? Ti ho visto, sai come mi guardi? Che c'è? Ho qualcosa che non va? No, anzi, sei davvero incantevole. Ci vorrei tanto credere, ma è da un po' di tempo che non credo più alle lusinghe degli uomini. Se ci vado lo faccio solo per affari. Che intendi? Sei una... Sì, non aver paura di pronunciare quella parola. Avanti. Sono una puttana, esatto. Quindi questo è il tuo lavoro? Sì, purtroppo devo campare anch'io. E qui, facendo la spogliarellista, arrotondo un po' lo stipendio. Va bene. Ti prendo a noleggio. E il tuo amico a tavolo? Capirà. Anzi, adesso...
Ci parlo e poi andiamo, E dove vuoi portarmi il Belfast? Andiamo in un grand hotel che conosco. Te non preoccuparti di nulla. Intanto avviso il mio amico, aspetta un attimo. Allora, Walter, hai finito di fare il guascogno con quella bella signorina, eh? Senti, io vado con lei da qualche parte. Noi ci sentiamo. Ciao, a presto. Ed io ora qui che faccio? Buonanotte. E mi raccomando, non darci troppo dentro con quella figa da paura, eh? Goditi lo spettacolo e poi torna a casa dalla tua famiglia. Dai retta a un vero amico. Buonanotte, Fausto. E come sempre, gli anni passano e Walter le fa cadere tutte ai suoi piedi. Vabbè, prima che si fa troppo tardi, meglio che torno a casa dalla mia colomba e da mio figlio. Adriana, non riesco ancora a crederci di averti di nuovo qui con me. Ed io di essere qui a Napoli, che ho dovuto lasciare tanti anni fa con quella messa in scena della mia morte. Lo sai che non c'erano altre soluzioni. Cosimo, quel bastardo, ti ha rinchiuso in quella clinica e ti ha fatto passare per una malata di mente. È vero, si è intascato tutto, essendo tuo marito. Però adesso noi abbiamo ancora una possibilità di mettere le mani sulle aziende farmaceutiche De Santis e distruggerle. Sì, ed ho già un bel piano. In questi giorni ho seguito Cosimo ed ho scoperto che si vedeva clandestinamente con quell'arrampicatrice sociale di Ginevra. Com'erano romantici, felici. Poverina, deve essere terribile vivere clandestinamente. Mi fa quasi pena. Sì, anche lei mi ha tolto tutto. Solo perché all'epoca avevo perso tutto e Cosimo aveva acquisito potere e prestigio. Allora, che piano hai in mente, diabolica sorellina? Stamattina ho fatto una soffiata alla polizia ed hanno arrestato Ginevra. Cosa? E questo che c'entra con il nostro piano? C'entra, Tony. Adesso ti spiego. Ora che Ginevra è in carcere, entriamo in azione noi. La signora ha nelle sue mani gran parte delle quote delle aziende farmaceutiche De Santis. Caspita! Adesso ci penserai tu. Andrai da quella pezzente a farle visita e le chiederai apertamente di venderti le quote in cambio della sua libertà. Pensa, per divertirmi un po', le ho mandato in prigione una compagna di cella un po', diciamo così, violenta, con la complicità del direttore del carcere che ho pagato profumatamente. Certo che sei proprio perfida. Non quanto basta, Tony. Cosimo e Ginevra hanno costruito la loro miserabile vita dopo la mia finta morte. Adesso è arrivato il momento di vendicarmi e mi assaporo tutti i piaceri della vendetta. Avete ascoltato Passioni senza fine 2.0 di Giuseppe Cossentino. Voci protagoniste: Patrizio Pedizzi, Walter; Giovanni Caso, Fausto; Imma Pagano, Ginevra; Eleonora Lentini, Irene; Monica Mallano, Marina; Doriano Rautrick, Tony; Alberto Bambini, Cosimo; Massimiliano Tomei, Alberto; Danila Tropea, Angelica; Stefania Ciancio, Adriana.